Ok, e benvenuti per questo nuovo gameplay della eSports di Assassin's Creed. Qui con Vale 93 Bar e Dolpenmet. Che figata! Anche loro, ecco. Da quando abbiamo una gameplay? Ok, anche quell'altro, ma sì. Vabbè, mi sono arrivato. Volevi prendere anche i cavalieri, mo. No, aspetta, no, scusami. Che c'è? Ehi, non sono io che produco i cosi nelle ditte di patatine, di salatini, di quello che cazzo sono. Ok, stavolta decido di entrare in modo civile. Ecco. Peccato. Sì, comunque facciamo vedere un po' qual è l'ultima sorpresa che ho qui con me. Fai vedere alla telecamera, Volpemat. No. Sì, fai vedere. No. Muoviti. Bravo, vedi il quaderno? Fatto da me. Sì, vabbè, è per tenere il conto delle vittime. Una mia amica ha la collana di L, il simbolo. Notare? Sono più di 5 pagine scritte. No, te lo devo regalare il quaderno di Death Note, se lo trovo. Innocente, crociato, saraceno. Come cazzo dovevo chiamarli? Dovevo dire nome e cognome, secondo te? Se ci reinventiamo, come Death Note, scriviamo. Ho provato a scrivere il nome dei miei prof, ma non ha funzionato. Vediamo se funziona con me. Vale, 93 fa. Palla di fieno. Ok, no, non funziona. Giusto, sia maledetto, io è cristiano. Dove siamo? Gerusalemme. Per dobbiamo uccidere Goffredo. Cioè no, Goffredo. Come cazzo? Goffredo l'abbiamo chiamato noi in classe. È la sedia che in pratica è in più. Ah, era le medie. Anche. L'ho preso da là infatti il nome. Il mitico Goffredo. Goffredo, sì, lui sì che anima le giornate. Che palle. Sì. Dobbiamo fare sempre tre missioni? Secondo te? Sì. Bravo, hai indovinato. Allora, noi adesso siamo qui. Il GPS dice qui. Borseggio. Sarà difficile. Come cazzo si chiama? Penso proprio di sì. Ma chi è? Aspetta, non lo ricordo. Manco io. Scusa, non sei tu quello che si documenta su queste cose? Sì, ma... cazzo, sei tu che è il gioco, non io. Sì, ma sei tu quello che ogni volta va a vedere su internet, su Wikipedia. Era solo per Monferrato, là. Guglielmo del Monferrato, che poi italiano. Che ci saluta, eh. Eh sì. Dopo l'ultima volta non ci vuole più vedere in faccia. Dove diavolo? Ah, eccomi. Dannato. Però a Gerusalemme potevano mettere i taxi, oh. A chi? I taxi. Ah. Secondo te sui tetti dovevano stare i taxi. Croce di Gerusalemme. Yeppa. Che culo. Aspetta, vado a vedere chi è, ma... Sì, infatti, vai a scrivere un po' i nuovi nemici di Altair. Mi esce dito medio. Ma va? E c'è scritto anche un commento sotto? Tipo vaffanculo. Ah. Questo particolare non me lo ricordavo, comunque. Ricordiamo che esiste anche Assassin's Creed 2. Davvero? Sì. Che cazzo dici? Certo. No. Sì. No, secondo te finisce come finisce qua? No, però lo devono ancora inventare, porca di quella miseria. È già uscito in Giappone. Almeno una! Ciao, tutto bene? Com'è che mi hai chiamato? Ti interessa Privalia? Chi? È un club privato online che organizza l'esclusiva per i suoi soci. Campagne e vendita di prodotti delle divisioni Marvel. Che cazzo stai dicendo, Wolfenmet? È pubblicità. Non hai preso i tuoi farmaci? Non mi dai. Anch'io ti inseguirò. E non sarà una bella cosa. Ma Altair, come mai non mi fa più le mosse? Quelle con cui li ammazza, li sventra, li squarta. Ecco, bravo. Roberto di sabbia. Ah, bene. Hai visto che quando ti ci metti... Senti, puoi andare gentilmente a fanculo, grazie. No, ci sono andato la volta scorsa e non mi è piaciuto. È un posto troppo tetro. Troppo... Poi c'è quella puzza. Sì. Che
cosa? Va bene. Se non vuoi sentire le urla, basta. Che di solito invece la musica è 3 volte più forte il volume della musica rispetto ai commenti. Oh, un altro quaderno sprecato. Death Note. Quanti ne hai uccise? Parecchi. Contali? Cioè, ma vuoi sai. Perché si sono girati? Non ti hanno scoperto? No, per io il Templare. Ma il Templare non dovrebbe essere il più coraggioso. Se ne è scappato in un colpo. Ciao, tutto bene? Come sta tua moglie? L'ultima volta che l'ho vista, beh. Vabbè, non ne parliamo adesso. Se... Ah, gli hai tagliato il pene. Vabbè, succede. Perché pare cade? No. Cazzo. Porca. E anche loro sono morti. Ehi, guarda il Templare. Sta guardando. Ancora. E se ne scappa di nuovo. Torna qua. Che puttana. Maledetto infedele. Templare schifoso. Torna indietro. Torna qua. Ma guarda, non riesco a prenderlo. Sì? No, mi scappa, mi sfugge. Che bastardo. Io è dalla mia parte, non vincerai mai. Aia. Ehi, questo fa male. È stato solo un bacino. Poi ci siamo ieri. Eh no. Aspetta, dov'è che siamo? A Gerusalemme. Allora dovrebbero esserci. Oh, cazzo. Merda! Cazzo! Meglio scappare. Ma dove le prendono le pietre? Non te lo so dire. La via dei morti. Lo sai che in Messico esiste la via dei morti? Wow, pensa che felicità in quella zona. Se finisce con il tempio della luna e del sole. Wow. Si dice che se sali sul tempio della luna, perdi la virginità. Ah, e se sali su quello del sole, la riacquisti. Ho fatto una domanda. Ma ritroviamo un Templare che ci guarda e poi si... Ma eccolo! Maledetto Templare schifoso. Ma in seguito dai. In seguito. Ehi, no, basta, io ci rinuncio, sennò dura 3 ore questo che... Ma vaffanculo Templare. No, aspetta, il pugnale, usa il pugnale. E no, non riesco a prenderlo, cioè... Anzi. Vedi, guarda! È stata che la spada. Puttana. E se n'è scappato. Non è comunque che stanno quelli che... Il borseggio. Ah, quelli? No. Vediamo. Dice che dovrebbero stare... Forse li hai uccisi. No! Ho fatto stare 4, sopra. 3, 2, 1. Dovrebbero essere qui da qualche parte. Forse è sopra. Vediamo. Anche se è dubito. Che? Che cazzo è? Quelli sono! Maledetti figli di puttana! Ecco perché quelli sono! Sei troppo lontano, col cazzo che sono lontano. Prendete la mappa che vi ho... Bastardi! Avevo ragione, oh! Ora capisco perché continuava a scappare quello. Durante la processione, è il funerale che mi inquieta. Facile per i nostri nemici nascondersi fra la folla. Già, facile. Siete così preoccupato perché non schierate i vostri uomini e controllate il luogo da soli. La nostra presenza qui ha causato abbastanza caos. Immagino come reagirebbe la gente vedendo dei soldati crociati marciare sulla loro terra con... Secondo me quello è un falso Templare, si è vestito da Templare, è un pollo. E siamo anche a Cavallo. Guarda. E noi onoreremo la sua... Ma Cavallo quando è? Il 14? Il 14 San Valentino. Ah, è vero, e Cavallo allora quando è? Come boh? Ci faccio. Beh, così se non ci danno i giorni di festa a scuola possiamo sempre reclamare e dire... Sciopera! A chi ho detto? Merda. Birdie. No, non è come sembra. A chi è che lo devi fottere? A quello là, al Saraceno.